Avete i capelli sporchi come me in questo momento, avete poco tempo, tra poco dovete uscire, ovviamente non riuscite a lavarli. Sono qui per aiutarvi. L'acconciatura che andremo a ricreare oggi è questa che vedete in queste due immagini. È veramente semplicissima, è una mezza coda ma un po' particolare. Ci metterete pochissimo ed è super super cool, quindi iniziamo. Quello che vi serve è una schiuma o del gel, come preferite. Una lacca, ma questa non è indispensabile, dipende dal vostro tipo di capello. Due elastici semplicissimi, una spazzola per pettinare i capelli e un pettine a punta, perché questa punta ci servirà. È arrivato un ospite speciale, ma non sarà lui a farmi i capelli, purtroppo me li farò io da soli. È arrivato anche un altro ospite. Oggi mi vogliono tutti bene, vogliono fare tutti con me questa acconciatura. Iniziamo con il primo step, cioè quello di pettinare i capelli, ovviamente. Io ovviamente sto facendo e dicendo gli step per le ragazze che hanno i capelli mossi barra lisci. Per le ricce non penso che sia ideale pettinarsi i capelli, quindi per quello mi spiace, non sono troppo esperta. Vedete voi come lavorare appunto il vostro capello. Dopo aver pettinato andremo a prendere il nostro pettine e con la punta andremo a creare la nostra linea in mezzo. Io ce l'ho già abbastanza naturale, vado semplicemente a definirla. Dopo aver disegnato la nostra linea in mezzo andremo a fare una mezza coda senza pettine, senza niente, proprio in questo modo. Ovviamente la prima che andremo a fare, come sicuramente in questo caso, non sarà proprio precisa precisa, ma è, chiamiamola, una bozza della nostra mezza coda. Bisogna stare sempre attenti a non coprire la linea in mezzo, perché poi è quella che ci serve. Dopodiché prendiamo uno specchio, io davanti a me ho un altro specchio, e andiamo a vedere quanto è storta e dove correggerla. Io trovo veramente difficile riuscire a farla dritta da sola, quindi se riuscite fatevi aiutare da qualcuno perché è molto più comodo. Dopo averla sistemata è arrivato il momento schiuma, dopodiché prendiamo il pettine e iniziamo a tirare tutta quanta la mezza coda. Se avete qualche ciuffetto ovviamente vi consiglio di mettere la lacca. Ecco qui la nostra mezza coda e ora arriva la parte finale. Questa è la nostra mezza coda da dietro che sicuramente non sarà precisa al 100%, però vabbè. Andiamo a prendere la nostra coda, mezza coda, l'andiamo a girare in questo modo per poi fare un mini chignon non troppo preciso con i ciuffetti, quindi le punte. Lasciarle un po' fuori leggermente. Voilà, sistemiamo un po' le punte. Ed ecco qui il risultato. Mua!